Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andrea Inc e benvenuti in questo nuovo video. Quanto tempo è che non portavo più un video su Yu-Gi-Oh riguardo le carte vere? Se non sbaglio dal 2016, quando c'erano ancora le buste di Battle City e erano bellissime, ci trovai ovviamente le divinità egizie, tra l'altro trovai anche tanta altra bella robina, ma era da tanto che volevo portare un nuovo spacchettamento su Yu-Gi-Oh. Ragazzi, oggi abbiamo i deck strutturali, deck divinità egizie, Obelisco e Slifer, che in originale si chiamava Osiris, ma dato che alla 4Kids hanno gente intelligente, ha detto richiamiamo il drago Slifer come uno dei produttori di 4Kids perché suona meglio. Ed è per questo che Ishizu Istar in originale si chiamava Isis. Vabbè, quello ci stava, posso capirlo. Però ragazzi, oggi due deck sono arrivati in condizioni un po' disastrate, ma vabbè, quando il pacchetto è protetto con uno strato di carta velina può succedere. Però per 10 euro non è che potevo pretendere chissà cosa. Comunque ragazzi, iniziamo con i deck. Direi di iniziare con Obelisco del Tiranno, che tra l'altro io ce le ho le divinità egizie, sia da collezione, sia da promo, sia da deck e ora anche così. Quindi ce le ho in tutte le salse. Allora, non preoccupatevi, non lo distruggo, cerco di tenerlo intatto per tenerlo poi da collezione. È andata bene. Tra l'altro volevo portare anche i deck di Kaiba e di Yugi, quelli Reloaded, ma non li ho portati perché boh. No. Si apre da sotto. Nulla che un po' di attack non possa risolvere. Forse no. Vabbè. Apriamolo anche sotto. Ovviamente mostrerò anche il tappetino da gioco, che tra l'altro ha le regole incorporate. Questa è la tecnologia, ragazzi. Oh, eccolo qua. Allora, intanto un attimino. Vediamo un attimino il play mat, che non è un mat, ma oh, che bello. Con Slifer e Obelisk. Mamma mia. E dietro le regole. Tra l'altro, per giocare questi deck in particolare, Team delle Memorie Perdute, che vediamo qui, io ne ho preso uno e ci ho trovato la carta più rara del set, che si poteva appunto trovare in quel set. È culo. Quando è culo, è culo. E non l'ho mai culo, quindi ben venga, no? Allora, questa volta non lo apro da sopra perché tanto abbiamo le stesse cose che abbiamo trovato in questo, ma lo apro direttamente da sotto. La seconda via, la porta sul retro, quella che molti hanno paura di provare. Ragazzi, ma cosa volete dire a queste carte? Oh, stupende, davvero belle. Vediamo però cosa ci offre il deck. Dietro poi abbiamo anche un QR code per scansionate qui per imparare le basi. It's time to duel! Tra l'altro sì, sono in ritardo con il caricamento di questo video, ma mi è arrivato in ritardo il pacco, quindi beh. Ok, qualche altra carta da promozione che non è carta. Tra l'altro ragazzi, sto preparando il video acquisti per questi ultimi giorni e se si sbriga UPS a sbloccare, a sdoganarmi il pacchetto di Venusaur, io posso fare il video, ma se non lo fanno. Allora, iniziamo, va. Abbiamo ovviamente Obelisk the Tormentor. Ok, ho avvicinato un po' l'immagine per vedere meglio. Obelisk il Tormentatore, ragazzi, sta carta è di una figaggine unica. È la prima carta divinità egizia che io abbia mai posseduto. Ero alle medie, in seconda media se non sbaglio. Sì, e praticamente si chiamava Huge Divinity, falsa ovviamente. Abbiamo anche Incrocio di Anime. Vabbè ragazzi, qua le carte per le divinità egizie ovviamente ci sono tutte per evocarle. O Pugno del Fato, mamma mia. Tra l'altro il bilanciamento del bianco è un po' ad cazzum, però vabbè, non posso fare di meglio. Evoluzione Divina, oh, interesting. Vabbè ragazzi, ve lo ripeto, il deck è fatto apposta per evocare le divinità egizie. Muro resisti livello. Angelo 01. What? E Mermair, ok. Anche se potrebbe leggersi Mare Mare o Mermer, poi dipende da quale inclinazione avete. Tra l'altro, effetto per evocare appunto l'obelisco. Spolverino dell'arpia. Porca miseria. Spolverino dell'arpia, che bella.
distruggi tutte le carte magia e trappola controllate dal tuo avversario. Vabbè, è sgravata ovviamente. Tra l'altro è una magia, non è neanche una trappola. Capite che è un po' sgravata. L'agile Momonga, Basù il mangianima. Sto deck praticamente è bandito, ragazzi. Sto deck è bandito dalle competizioni. Cyber Drago, nonostante venga esplicitamente detto che si può giocare, non è vero. L'agile, io, mamma mia, io ho l'OCD, porca miseria. Metteteli insieme, no? Metteteli insieme come fanno Pokémon. Che tra l'altro poi abbiamo Cyber Drago qui in questo deck, non ne vedo l'utilità. Criceto gigante super agile che sembra un ratta taglialola, ma va bene, tanto è. Mandragora branco malvagio. Tigre fotonica. Un'altra tigre fotonica. Salamandra branco malvagio. Discepolo di Ra. Ma questa, io ci giocavo il drago. Cioè, è per giocare. Ma tutte e tre. Io ci giocavo il drago alato. Vabbè, non ci ho mai fatto caso, sinceramente. Io, discepolo di Ra, andavo direttamente col drago alato. Non ho mai letto veramente l'effetto. drago smascherato. È un Wyrm. Hanno aggiunto. No! Ma quanto mi sono perso di Yu-Gi-Oh! Hanno aggiunto i Wyrm. Quanto mi sono perso. Strega condannata. Waifu, ovviamente. Ovvio. Gizmek Uka, la festosa volpe della fecondità. Questa alle feste di paese va via come il pane. Gizmek Makami, la feroce fortezza con zanne. Ecco. Controllo della mente sgravatissima. Mostro resuscitato super bannata. Che tra l'altro non dovrebbe, ma comunque. Differente capsula dimensionale, me la ricordo come se fosse oggi. Giara dell'avarizia. Doppia evocazione, ovviamente. Calice proibito. Non ricordo. A lancia proibita forse era. Una di queste due era bandita. O una di queste tre comunque. Una di queste carte, mi ricordo, fu bandita per un periodo di tempo. Io andavo a giocare al parchetto e c'erano appunto le carte di Yu-Gi-Oh! A quel tempo. E giocavo mostro resuscitato. Mi fa, no, quella è bandita, non puoi giocarla. E giocai anche una di queste e mi dissero che era bandita, ma non ricordo quale di preciso. Però vabbè. Tempesta avanzata dei monarchi. Questa è buona. Ho richiamo del posseduto. Clonazione? E forza riflessa annegante. Questa è bella. Quella è bella, e giocarla al momento giusto può ribaltare una partita. Ragazzi, questi deck, se volete iniziare a giocare a Yu-Gi-Oh! Sono perfetti. Si trovano a 10 euro dappertutto. Se ve li fanno pagare più di 10 euro, esclusa la spedizione, no. 10 euro vengono proprio base, quindi. Abbiamo Slifer. Ma perché così? Tanto bello era Osiris. Incrocio di anime, vabbè, abbiamo. Eccola! Attacco forza del tuono! Questa è proprio adatta per lui. Cercatore del millennio. Divinità bestia finale. Tellus, l'angelo piccino. Piccino! Tatino, respingi Melma! Questa sì, questa si giocava tanti. No! Non respingi Melma! Si giocavano comunque sia le carte Poltiglia, Rifletti Metalli, queste carte Melma, insomma, con Slifer appunto per evocarlo e fargli aumentare l'attacco. Era davvero bello. Breaker di Guerriero Magico ce l'avevo ultra rara inglese. Ovviamente le carte di Yu-Gi-Oh! Purtroppo tutte quante buttate per motivi assurdi. Perché non ricordavo che stavano in una certa busta. E quindi ho perso Breaker, ho perso Teschio Evocato ultra raro. Che poi però ho ricomprato a 3 euro. Volpe a 9 code, Naruto? No. Spaccacielo fantasma, ok. Guardia della carta. Ragazzi, ovviamente non leggo tutti quanti gli effetti perché alcuni li so a memoria. Breaker l'oscuro guerriero magico! Ragazzi, io. Vabbè. Sto avendo delle epifanie tremende. Fantasma espiatorio. Alcune ovviamente io, allora, lo dissi anche nel video di Yu-Gi-Oh! Non sono al passo con le carte moderne, ma alcune le conosco perché non ho mai veramente abbandonato il gioco, ok? Duke Shade. Wyverna Clock, va bene. Spirito Tenny, Vishuda, Wyrm. Beh sì, insomma. Ma nonostante le sette stelline puoi evocarla. Spada rivelatrice, vabbè, sempre ben accetta. Libro della luna.
controllo avversario. Giara dell'avarizia non... Boh, non lo so, non mi ha mai ispirato più di tanto. Avanzata dei monarchi, che è un po' tipo tempesta avanzata. Però è con... vabbè, continua. Avanzata delle carte. Il vero... Questa quanto l'ho cercata, mai trovata. Il vero nome. One time pass codice. Ma a sto punto è tutta quanta inglese, no? Tana dell'oscurità. Pescata del fato. Questa ragazza era da raspone a due mani. Forza riflessa. Ce l'ho ultra rara. Cupidigia insaziabile. Diciamo che Yu-Gi-Oh! Lo sto riscoprendo, tra virgolette. Da ormai... 2015-2016. Poltiglia rifletti metalli, ne stavo parlando prima. Le mele d'oro, che non ricordo minimamente. E il ritorno al fronte. Tra l'altro nell'anime usavano gli effetti delle carte come pareva loro. Tipo Obelisk, puoi sacrificare due mostri sul terreno per distruggere tutte le carte del tuo avversario. Però non puoi attaccare. Mentre nell'anime attaccavano come se non ci fosse un domani. Belle, belle davvero. Lo so che sto registrando con un webcam e la qualità non è delle migliori. E sto provando varie impostazioni per cercare di registrare in una maniera più congeniale, ma al momento va così. Comunque sia, sono molto molto contento del mio acquisto. Poi ripeto, 10 euro ragazzi, se le trovate prendetele e... Potete anche giocare con i vostri amici, tanto oramai siamo tutti quanti in zona bianca, quindi si può uscire, si può andare a trovare l'amico e fare duelli, insomma, come ai vecchi tempi. Mi piacerebbe un po' tornare ai vecchi fasti e giocare veramente con le carte vere. Comunque sì ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. In descrizione ovviamente trovate il link per Instagram, il consueto shoutout agli abbonati della Tier Star, ovvero Ale YouTube Start Game, c'è solo lui per il momento. In descrizione ovviamente trovate anche gli altri abbonati, perché lì ci sono le perk e le ricompense eccetera eccetera. Ad ogni modo, se ancora non siete iscritti magari iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.